Stanno succedendo delle cose abbastanza strane dentro casa di Michael. Visto se stessa morta dentro lo specchio. I fantasmi non ci credo. Non ci credo io, non ci crede manco Ronaldo Junior. Io qui vorrei sapere la vostra. Ci credete voi ai fantasmi, ragazzi? Sì o no? Se esiste veramente questo fantasma morto di Tracy De Santa, la casa ha luci spente. Mi sembra più che ovvio. Guardate dentro la finestra, raga, è buio pesto! Non si vede niente! Sicurezza. Mi allontano dallo schermo, ancora mi spawna una cosa di fronte. Non ci stia niente, fa che non ci stia niente, fa che non ci stia. Oh! Ciao a tutti, pagliacci e pagliacce, qua è Omega che vi parla e benvenuti in questo nuovo video della vita reale da bambino, o meglio, l'abbiamo classificata come una nuova serie dove c'è sempre protagonista Ronaldo Junior nei miti, misteri, segreti e leggende di Los Santos. Quindi benvenuti nel terzo episodio. Sì, ragazzi, perché continuiamo con questa bellissima miniserie dove ci sarà in questo episodio anche la famiglia di Michael, perché stanno succedendo delle cose abbastanza strane dentro casa di Michael. Tracy De Santa, ragazzi, sta dando di matto. Sta impazzendo, Michael non sa più che cosa fare. E qui, ragazzi, sopraggiunge il soprannaturale. E quindi il nostro Ronaldo Junior, ragazzi, che cosa può fare? Andare cazzuto a casa di Michael e andare a indagare su sta cosa. Perché mi puzza un po' e anche alquanto strana. Quindi vedremo un po' che cosa succederà in questo video. Prima però, ragazzi, di passare al videozzo, come sempre, saluto due di voi velocemente su Instagram. Saluto Girolamo8 che mi scrive: Omega, per me sei come un fratello. Schede, mi saluto in tuo prossimo video. E certo che ti saluto. Se anche tu siete tutti dei grandi fratelli per me, ricordatevelo sempre. E saluto anche AnisproGamer777 che mi scrive: wow! Wow! Grande! E Omegozzo ti saluta. Invece vi ricordo che se anche voi volete essere salutati da me in tutti i prossimi video, mi raccomando, venitemi a seguire sul mio Instagram, ragazzi, che trovate in descrizione, sia mio o quello di Ronaldo Junior. Quindi mi raccomando, ragà, venitemi a seguire, così vi posso salutare in tutti i prossimi video come ho fatto qualche secondo fa con loro e vedere anche gli spoiler sui prossimi video. Quindi mi raccomando, vi aspetto. Bene, bene, ragazzi, l'episodio di oggi, pollici miei, inizia proprio qui a casa del nostro Michael De Santa. Sì, vi starete chiedendo come mai siamo già qui, vorrete sapere. Oh cazzo, mi sta cadendo tutto a terra. Vi state chiedendo perché siamo qui, che cosa sta succedendo, perché c'è un'ambulanza e perché Tracy De Santa è a terra, spaventata. Allora, ragazzi, vi spiego un po' tutta la storia. Siamo venuti qui io e mio padre, quindi sono venuto con papà Ronaldo, perché dovevamo parlare un attimo con Michael per quanto riguarda il fatto della casa, perché sapete che ci siamo ritrasferiti nella casa vecchia da tipo 1 o 2 settimane, no? E a quanto pare siamo venuti qui e siamo in cioè proprio ci siamo incrociati in questo episodio dove Michael sta spiegando che Tracy ha visto il suo fantasma morto, cioè Tracy ha visto se stessa morta dentro lo specchio, si è spaventata ed è svenuta. Adesso penso si sia ripresa, ragazzi, sì, penso si sia ripresa. E a quanto pare, a quanto sto sentendo adesso con Ronaldo Junior, ragazzi, Amanda De Santa ha fatto la stessa cosa. Dice di aver visto Tracy De Santa morta dentro lo specchio, cioè dice di aver visto un fantasma dentro lo specchio. Ma se Tracy è viva ed è qui, ragazzi, come fa a essere morta ed essere dentro uno specchio? C'è qualcosa che non va. A quanto pare abbiamo un nuovo caso tra le mani, ragazzi. Ronaldo Junior super gasato, che vi ricordo dall'ultima volta nella casa abbandonata, ragazzi, abbiamo un po' arrischiato il culo. I fantasmi non ci credo. Non ci credo io, non ci crede manco Ronaldo Junior. Quindi forse, ragazzi, questo sarà il caso più facile che abbiamo affrontato finora. Già dal terzo episodio potrebbe anche essere. Infatti, i paramedici si stanno lamentando dicendo: oh, signor, ma che porca miseria ci avete chiamato a fare? Ci chiamate per i fantasmi. E c'hanno ragione, raga. Mi pare Tracy si rifiuta. Sta parlando con il paramedico e si rifiuta di voler entrare in casa. E a quanto pare anche Amanda. Io qui vorrei sapere la vostra. Ci credete voi ai fantasmi, ragazzi? Sì o no? Giù nei commenti. E stanotte, quando non ci sarà nessuno, perché a quanto sto sentendo Tracy non ci dorme in casa, Michael forse è l'unico che ci vuole stare, forse papà gli sta dicendo di venire a casa nostra, di ospita a casa nostra. E quindi, ragazzi, la casa di Michael sarà abbandonata. Sì, la casa di Michael è abbandonata. Alle 3 di notte Ronaldo Junior entra nella casa di Michael e guardate che trova. La
bella sorpresa, raga. Ronaldo Junior non lo fare. Anche perché, vedete, sono le 15:24, quindi ci vuole un po' di tempo quando farà buio e torneremo a indagare e vedere se troviamo qualcosa. Perché se Tracy e Amanda dicono di aver visto un fantasma di Tracy stessa morta, ci sarà qualcosa. Bene, ragazzi, come avevo anche anticipato, la famiglia di Michael è venuta a casa di Ronaldo. Ovviamente, raga, è il minimo dopo tutte le cose che Michael ha fatto per mio padre. E Ronaldo, ragazzi, si doveva sdebitare, vabbè, oltre a pagarti la casa e tutto, gli ha fatto questo favore. Soltanto che Tracy, non so perché, sta cadendo di nuovo in una specie di attacco di panico. Infatti, vedete, Michael e Amanda stanno cercando un attimo di consolare e dire che qui è tutto a posto, è tutto ok. Vedete, anche la mamma e Ronaldo sono un po' perplessi su quello che sta succedendo. Noi adesso, ragazzi, è l'occasione giusta per sgattaiolare fuori e andare a indagare, vedere se esiste veramente questo fantasma morto di Tracy De Santa, e andremo a scoprire se c'è veramente. E cosa, perché se c'è veramente, raga, non penso possiamo fare qualcosa, possiamo solo scappare e cercare di risolvere il caso. Comunque, visto che sono tutti distratti, il cielo non promette bel tempo. Vabbè, che ore sono? Sono le 21:25, quindi, ragazzi, orario perfetto. Perché papà ha tolto tutte le auto? Vabbè, prendo la... No, vabbè, no, ragazzi, non prendiamo la sesto elemento. Prendiamo questa qui. Prendiamo la mini moto di Ronaldo Junior. Ah, poi ovviamente, ragazzi, se volete che io prendo la sesto elemento di Ronaldo Junior e gli mettiamo la stessa colorazione della mini moto, della Lamborghini Supreme e della Ferrari Supreme spasciata, ditemelo nei commenti. Quindi direi che possiamo andare. Andiamo in mini moto, ragazzi, così nessuno si accorge di nulla. Vai Ronaldo Junior, che non fa manco rumore come la Lamborghini. Fa un bordello alla Madonna quando parte la Lamborghini. E andiamo a indagare. Come degli scemi siamo usciti di casa deidratati. Perfetto, dovremmo bere qualcosa a casa di Michael dal suo stipetto, da non so, ce l'avrà ancora in frigorifero qualcosa, raga. Comunque dai, sbrighiamoci che siamo quasi arrivati. Boom boom, guarda, raga, mamma mia, Ronaldo Junior come sfreccia con la sua mini moto. Attenzione, ragazzi, raggiungendo velocità esorbitanti. Mato Ronaldo Junior, che cazzo, wow, non faremo più una cosa del genere. Mai più. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla casa di Michael, che giustamente, essendo notte fonda, la casa ha luci spente, mi sembra più che ovvio. Quindi, siccome la porta, ragazzi, sarà chiusa e non possiamo entrare da qua, useremo l'entrata secondaria, appunto, dove... No! Non direttamente nel bagno, Ronaldo Junior! Ragazzi, non mi voglio cagare addosso subito, ve lo giuro! Vai, bravissimo Ronaldo Junior, grande! Ok, ragazzi, questa è la fatidica finestra che... Guardate dentro la finestra, raga, è buio pesto, non si vede niente. Quindi la torcia ce l'abbiamo. Ragazzi, vi dirò, da fuori è tutto ok. Questo è il bagno di, appunto, dove Tracy asserisce di aver visto il suo fantasma di se stessa morta. Non so cosa abbia visto esattamente, non ci interessa. Comunque è tutto a posto, ragazzi, possiamo andare. Ciao. No, Ronaldo Junior, rando vai, oh. Una promessa, raga, dobbiamo andare a vedere. Ci siamo, ragazzi, io non vedo nulla di male, sinceramente. Non vedo fantasmi, non vedo mostri. Sicurezza, mi allontano dallo schermo. Ancora mi spawna una cosa di fronte, perché sapete che lo schermo ce l'ho tipo a 2 centimetri, no? Quindi per sicurezza, no? Ancora poi spacco qualcosa, quindi meglio prendere le dovute precauzioni. Ok, ragazzi, direi che abbiamo ripreso abbastanza l'energia, quindi se... diciamo, siamo a posto. Ronaldo Junior, che dici? Ci diamo una mossa? Dai, bevi l'ultimo sorso e andiamo. Ragazzi, quindi, come vi ho detto, per sicurezza io mi mantengo a una giusta distanza dallo schermo. Ancora spawna qualcosa veramente e poi, ecco, mi spavento. Ragazzi, questa è la porta del bagno. Che dite? Ci entriamo? Io sono cagato addosso, ragazzi. Sono cagato addosso, lo dico, sono cagato addosso, mi sto allontanando dallo schermo. Oddio. Oh, cazzo! Ma è vero! Oh mio Dio, cos'è sto schifo? What the fuck? Che cazzo? Oh mio Dio, che schifo! Ragazzi, ma che... Ma cos'è? Cos'è sto... Guardate... Oh, ma sono scemo io? Vedo tipo il sangue che sgorga, che... Oh, raga, ma che c'era in quei caffè? Oh mio Dio, ragazzi, che schifo! Ragazzi, non ho voglia di girare e guardare quello specchio. Non ce l'ho la voglia. Non lo faccio, invece lo dobbiamo fare. Ti prego, fa che non ci stia niente. Oh, cazzo! Oddio! È spawnato un fantasma! Oh, oddio! Che cacchio! Oh mio Dio, ragazzi! Era...
Oddio, ragazzi, un fantasma! È un fottuto fantasma! Prato Junior, che sta succedendo? Dove stanno le luci in questa maledetta casa? Anzi, qui. Dove erano? Qui, eccole! Ragazzi, stiamo facendo un giro, ho acceso le luci, non vedo più il fantasma, sto ritornando sopra a vedere. Il problema è che se vedono le luci della casa di Michael accese e sanno che lui non c'è... Oddio, il fantasma c'è ancora, ragazzi, le luci sono accese. Io me la svigno! Non ci sto capendo niente, mi sono cagato addosso quando ho puntato la luce sullo specchio e mi è spawnato il fantasma a fianco. Oddio, ragazzi, il fantasma ci sta inseguendo! Radio Junior, la minimoto sta lì, guardate! Oddio, è vero, è un fottuto fantasma! Corri, presto! Sgomma, Rondo Junior, sgomma! Via, ragazzi, via! Alla la velocità della luce, Rondo Junior, oddio! Rondo Junior, ragazzi, spaventatissimo e non ci ha torto! Madonna, che trick! Ragazzi, siamo stati troppo tempo fuori, sono... le 23.32, madonna! La mamma e il papà ci ammazzano! Dobbiamo subito tornare a casa, ragazzi, porca miseria! Ragazzi, sono appena entrato in stanza... E non capisco perché la mia sedia l'ho trovata così per terra. Vabbè, ragazzi, forse è stata una pessima giornata un po' per tutti. Sarà meglio andare a dormire. Chi sta dietro il divano, raga? Oddio! Oh! Oddio! Papà! Ronaldo! Papà, CR7! Corri giù, muoviti! Oddio, ragazzi, non ci credo! Oh mio Dio! L'avete vista? Stava il cadavere di quella! No, non chiedetemelo! Non c'è più! Era lì! Era fottutamente lì a terra. Oh, scusa papà. Era lì a terra. Papà si sta incazzando perché lo abbiamo fatto venire dalla sua stanza fino a qua per niente. Allora, ragazzi, io non so cosa stia succedendo. Perché questa cosa non ne ho l'idea. Dove c'è quel fantasma, ma non l'abbiamo visto. Comunque, sarà meglio andare a dormire perché è stata comunque una pessima giornata. Nemmeno papà ci crede, non vuole credere. Forse papà non lo vede, ragazzi. Ma voi, se vedete questo fantasma da qualche parte, fatemi sapere, perché io non ci sto capendo veramente nulla. Quindi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, ragazzi, se ancora non l'avete fatto. Condividete il video con i vostri amici e commentate dicendomi se vi è piaciuto il video, mi raccomando. Mentre Ronaldo fa la ramazzina a Ronaldo Junior, vi ricordo che potete trovare le maglie di questi due mitici in descrizione, ragazzi, edizione limitata, più la mia maglia, tada, questa qua super figa, edizione limitata, quindi mi raccomando, andatele a comprare perché sono davvero fighe. Detto questo, vi ricordo che se volete potete essere salutati da me in tutti i miei prossimi video su Instagram, venendomi a seguire, lo trovate qui in descrizione. Quindi, ragazzi, mi raccomando, passateci. Che ci conto, eh? Oddio. Oh, Rondo Junior! Papà, guarda là! Guarda! Papà, oh! Oddio, aiuto! Io scappo! Oh mio Dio, ragazzi, era appesa sul mobile! Oh mio Dio, che sta succedendo? Il fantasma di Tracy ci sta perseguitando! Ragazzi, io vi saluto, per questo video è tutto, per Rondo Junior! Oh my God, raga, e ci becchiamo al prossimo video! Ciao! Scappa! Madonna, che diavolo succede?